Con l'elezione del Consiglio Direttivo a ottobre 2021 e le dimissioni del valtellinese Carmelino Puntel dopo 12 anni, cambio al vertice dell'Associazione Consorzi Forestali Lombardi. Occorre una rigenerazione per ricostruire rapporti magari un po' incancreniti, afferma il nuovo presidente dalla Valcamonica, Jonathan Bonomelli, nella recente visita presso la comunità montana alta valtellina di Bormio. Gli obiettivi sono quelli di portare il più possibile sul tavolo di Regione Lombardia le problematiche dei consorzi forestali, che ricordo che in Lombardia sono 23, il territorio è vasto, ognuno ha le sue difficoltà e vanno tutte, va cercato il più possibile di supportare e portare avanti quello che sono le necessità di tutti i consorzi. L'associazione dei consorzi già si vede braccio operativo della regione, visto che gestisce 97.000 ettari di terreni agrosilvopastorali, quasi il 14% sul totale del patrimonio boschivo lombardo, risorsa ambientale, paesaggistica ed economica. Del neo presidente Bonomelli ci ha fatto molto piacere che ha cominciato, diciamo, la sua attività con un'apertura qui a Bormio, qui in Alta Valtellina. Crediamo che il consorzio, l'associazione dei consorzi forestali sia importante perché faccia massa critica. Sono 23 i consorzi forestali lombardi. Il consorzio Alta Valtellina, tra i primi dal 1992, si è evoluto e gode di buona salute. Ha superato la tempesta Vaia del 2016 con il 90% dei danni risanati, ma non il focolaio di Bostrico. Al conferimento del patrimonio boschivo su 6 comuni manca solo Bormio. Se ci sono dei giovani volenterosi interessati possono rivolgersi all'ufficio e c'è spazio per assumere un paio di persone in più. Per quanto riguarda invece la collaborazione con le imprese boschive, noi come consorzio la riteniamo non solo fondamentale ma indispensabile, perché comunque, lo ripeto ancora, il territorio è molto vasto e per fare una vera manutenzione diffusa e comunque significativa del territorio c'è bisogno di forza lavoro. 30 dipendenti, 5 squadre di operai, tutti locali, tra cui una figura in grado di sostituire la Guardia Boschiva Comunale non più prevista. 2 milioni di euro di valore di produzione, più di 700.000 solo per il personale. Per poter programmare la prima necessità è avere uno stato conoscitivo approfondito dell'argomento, dell'ambito in cui devi operare. Quindi i consorzi hanno una notevole conoscenza del territorio, una notevole operatività e quindi sono, Regione Lombardia si è resa conto che sono gli interlocutori privilegiati. Qual è lo scopo di un consorzio forestale in un territorio ampio come quello dell'Alta Valtellina? È quello di essere il braccio operativo dei comuni, perché i comuni non hanno una struttura tecnica per poter far fronte a questo. Ottenuti in 2 mesi il riconoscimento economico per le spese di progettazione, la promessa di Regione a sostenere economicamente costo e mantenimento delle certificazioni dei consorzi, oggi al 70%. A breve l'accordo economico con i sindacati per i lavoratori, a patto che Regione Lombardia ed ERSAF aggiornino il prezzario, oggi schizzato alle stelle.